Saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Euro Truck Simulator 2, con il Turbo Star di Ralph Garage e con il nostro format Disegniamo l'Europa. Oggi continuiamo e iniziamo una piccola sequenza di viaggi e quindi inizieremo a consegnare. Mettiamoci al lavoro. A consegnare regali, quindi andremo in effetti a fare la Christmas Toy Yesteryear. Hi everyone, welcome to our first appointment with the Euro Truck Simulator 2 with the format. Let's draw the Europe. Today we will do a special trip. We have to transfer gift as every year track as MP. Yeah, sorry, every year as he has give us the opportunity to win some gadgets to use in the truck. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine avec Euro Truck Simulator 2 avec le Turbo Star de Ralph Garage et dans le format Dessinons l'Europe. Aujourd'hui, nous allons continuer Andiamo. notre défi, mais nous allons commencer une nouvelle série. C'est la série que les développeurs de SES ils nous proposent tous les Ruta années, a sinistra. et c'est le transport des cadeaux. Voilà, Prepararsi a voltare a et sinistra. on va commencer Voltare a notre sinistra. voyage. Naturellement, au bord de notre Turbo Star de Ralph Garage. Allora, come avete passato questa settimana, ma soprattutto il periodo delle festività natalizie? Mi auguro che voi lo abbiate passato in maniera splendida, insieme alle persone Uscire adesso. amate, con le persone insomma che vi donano tanto amore e tanta positività. Prepararsi a voltare a destra. E che di questi tempi questa parola, diciamo così, ha Voltare assunto a destra. un significato non particolarmente buono. Per cui, augurandoci che la parola positiva o positivo possa ritornare a essere e ad avere un significato buono. Black Dog, buon pomeriggio e grazie per essere passato il Lives. Qua iniziamo a fare un po' di extra. Infatti, in questo momento sto trasportando regali qua. E buon pomeriggio, non so a chi ha salutato prima e non ho risposto. Comunque, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per essere ritornati in Lives. E oggi qua, come al nostro solito, iniziamo la settimana con il Turbo Star. Ormai Tenersi a destra e poi uscire a destra. è diventata una consuetudine da un anno più o meno, anzi quasi un Uscire a anno, destra. che questo format, anzi mi sa che è passato un anno, sì, più o meno. Insomma, a breve sarà un anno che è stato inserito nella programmazione del canale. Il tour d'inizio settimana con il Turbo Star di Ralph Garage. Allora, mi pare che di gasolio ne abbiamo. Ok, e quindi adesso noi ci facciamo
Questa bella consegna. Si va a Firenze. Andiamo. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Andiamo a consegnare da Fernbus 08. Caro. Pure da te, giusto, eh. Andiamo Uscire a adesso. consegnare un attimo da Black Dog e da Fernbus 08. Si fa a Firenze. Vediamo, ti faccio vedere, guarda. Qui. Firenze. Tesoro gustoso. Sarà tipo la Hoppe. E qua si portano un sacco di regalini qua. Siamo appena a 2 su 15. Ottimo. E là, saburi buoni, come si chiama sto... Il cliente è qua, mi sa che c'è tanto da prendere. Eh sì. Guardando qua, il Turbo Star paura non ne ha. E infatti, ne ha veramente trasportati da carichi più leggeri a carichi più pesanti. 640 cavallucci qua e tirano bene questi. Iveco Turbo Star di Ralph Garage. Tu sei un giovanotto, mi sa, quindi forse non lo conosci. E la... c'è una mod simile che l'ha fatta anche Peppe978 su Farming. Il Prepararsi a voltare 190-48. a destra. Molto più comunemente conosciuto come Iveco Turbo Star. Voltare a destra. Firenze. Oppla. Preso in marciapiede. Questo è molto più Prepararsi vecchio, a questo qua. voltare a sinistra. Questo qua praticamente Voltare a sinistra. è degli anni 90 sto camion. Quindi è molto ma molto più agile. Come o Prepararsi a diversamente nuovo. voltare a destra. Lo Stralis pure è un ottimo. Voltare a destra. Questa è una mod però. Lo Stralis mi pare che, se non mi sbaglio, è quella Fernbus. A proposito, non ho fatto nemmeno, ma mi devo scusare. Allora, iniziamo a fare. Allora, ecco qua. Ok, ma ecco qua. Scusate, ma mi sono completamente dimenticato. Ah, figure, non ti preoccupare. Poi ci mettiamo piano piano e ti insegno a fare un po' di insilato. Un po' è di fine, quello non è difficile. Ti devi ricordare soltanto la sequenza. Tanto tu poi te ne accorgi. Quando devi fare il fieno, tu tagli. Poi in quel caso lì io ti ho detto di utilizzare, quando devi fare l'insilato, di utilizzare il tipo di lavoro andana centrale, che tu così vai direttamente con la raccoglitrice e imballi. Mentre invece per fare il fieno poi ci vuole un altro tipo di macchinario che costa molto meno e ti fa le balle di fieno. Però tu puoi sempre prendere il caricatore e quindi tu lo fai, lo puoi dare eventualmente sfuso, diciamo così, alle mucche, sì. E quindi tu magari fai una bella porzione, ti fai tipo, mi pare 22 balle ti entrano sul rimorchio e il resto poi lo fai sfuso, quindi lo raccogli e se tipo c'hai un silos multifruit puoi sempre depositarlo nel silos, ma tu se non mi sbaglio a fianco alla stalla c'hai quella specie di silos per la paglia e tu la puoi mettere sia paglia che fieno, non l'erba, cioè devi fare prima passare il voltafieno, quello là che ti ho detto che ti gira l'erba
modo tale che te la secca e poi dopo ranghinatore e poi puoi decidere. Nel caso del silos prendi il carrello, quello per raccogliere che c'è le pale, e lo metti all'interno. Ah, figurati, non ti preoccupare, tante queste cose le ho dovute imparare, manco io le sapevo. Figurati che io per un periodo, tu hai visto, no? C'avevo il macchinario per creare la razione mista, e infatti là caricavo gli ingredienti singoli, però avevo precedentemente seguito il tutorial che mette farming, ti dice proprio tipo per creare la razione Alla mista vittoria, prendere la seconda uscita. o il pastone, come lo dico io, lo Uscire definisco adesso. io. Basta che metti una balla di fieno, una balla di paglia e il resto tutto insilato. Però mo, siccome hanno aggiunto questi cosi minerali, metti sempre prima i minerali, lo riempi e poi dopo carichi tutto il resto con la proporzione così. Poi te ne accorgi, vedi che man mano che carichi un materiale, poi vedi che si colorano in verde oppure si riducono. Quindi quando sta nel verde va bene, seppure un'andicchia di rosso non va niente. Però io ho capito che la sequenza giusta è prima il materiale minerale, questo qua, arricchitura, e poi metti tutto il resto. Io l'ho dovuto. L'ho provato prima di capire come doveva essere la sequenza. Alla fine, comunque, con una pedana di arricchitore minerale, non so come si chiama, là. Alla fine ci fai un carrello pieno. Andare dritti. Ah, buona, ma la miseria. Ah, figurati, Fenbus. Ci mancherebbe. Quelle poche cose che so, comunque, mi fa piacere condividerle. Tanto non so nemmeno quel tipo che. Oh, siamo arrivati in Toscana, ma io. Si va a Firenze. Quel poco che so, insomma, lo dico senza problemi. E poi qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, pure tu, magari più grande, puoi chiederlo anche a Jason. Però se io posso, se la so sta cosa e magari o me la vado a chiedere a Jason, non ci sono problemi, figurati. Ah, azzo, quindi sei prossimo a fare cifra tonda. Ottimo, dai. Vuol dire che stai facendo molto bene e le persone apprezzano. Pura per Fernbus. Ho visto. Stai facendo delle ottime medie. Io pure ogni tanto mi capitano dei picchi da 3, da 4 spettatori, però è ottimo, va bene così. Ban Alla joke vittoria, 1, prendere la not seconda interested uscita. to buy follower, thank you so much, but I need Uscire adesso. to earn them, thank you. Willa Shadow, carissimo, buon pomeriggio. E ci siamo quasi tutti quanti. Fa breve. Grazie, Fernbus. Come stai e bentornato? Mi senti? Ma si sente? Ah, forse dice a Fernbus. Forse. Ah, ok. Né qua nel frattempo. Oh, l'autista Mark è salito di livello, ottimo. Significa guadagni, ma anche avere operai specializzati. E quindi bei stipendi. Ma già sono arrivato. Ah no. La prossima girare a destra. Cavolo.
Capitan Fairbus. Prepararsi a voltare a destra. Oh, ci sono pure gli ulivi qua, belli. Però questi non sono sui filari. Voltare a destra. DJ, se dice a me, sì, sto un po' raffreddata con un po' di mal di gola, è periodo questo. Approfitto. Se è per Fernbus credo più o meno sia grosso ma la stessa cosa. Grande Fernbus. Ragazzi, è periodo mo. Soprattutto quando ci accaldiamo un pochettino. E stiamo in ambienti belli caldi e usciamo fuori al balcone. Paff! Ci arriva quella ventata di freddo là. Che ci frega. Black Dog, sono arrivato qua. Facciamo così, lascio il caffè pagato al bar qua. Il caffè sospeso. Sono arrivato al centro commerciale Igigi. Mo trovo parcheggio se lo riesco a trovare. Prepararsi a volare. E si ricordi bene che qui non siamo in America! Qui siamo a Napoli! E come si dice? Ca, misciure fes! Ha capito? E beh, giusto. Ah, è la prossima. E qua siamo a casa di Fernbusterot e anche di Black Dog. Un nome, una garanzia. Fernbusterotto. Yaya, wunderbar. La macchina della polizia. Ah, uppalamo. Oh no, guarda tu, guarda un poco. Guarda che si deve fermare. Oh, uppala. Facciamo la manovra stretta. Ai ai ai. Scia miseria. Si è messo proprio tiro dietro. E allora. Ma sì, dai. Vediamo se riusciamo a fare questo parcheggio, eh? Ovviamente sto partecipando alla nuova iniziativa di SCS, quella lì solidale, che ogni anno fanno con la consegna virtuale dei regali. E alla fine, al termine di questa sfida, poi si guadagneranno, penso, dei gadget o delle vernici. Esattamente. Oramai questo è uno dei jingle più suonati, insieme a Fernbus, Fernbus quando guidi l'autobus. Primo carico portato a destinazione. Vai. Primi regali consegnati. Vediamo un po' da Firenze. Allora, Firenze, Firenze, regali. Nizza, oh bella questa, Firenze Nizza, vai, on va en France, è ora di andare, è ora di andare. Ok, allora grazie per il caffè ragazzi, grazie per il panino con la porchetta, mi ha scritto Black Dog, vediamo un po' se riesco a trovare. Comunque, tutto buono, tutto buono. Allora, DJ, bella zia, allora, scrivi gioco e ti esce il link del sito internet dove puoi trovare anche le DLC
di Euro Truck, ma anche tutti i giochi scontati fino al 70%. Scrivi senza il punto esclamativo, scrivi la parola gioco. Ti dà il link. Eccolo qua. Lì li puoi trovare, le DLC le trovi anche a un prezzo molto abbordabile. Poi a volte vedi che anche Steam ti fa a volte delle offerte. Io per esempio ho acquistato la DLC Volvo su Steam e praticamente acquistandola per Eurotruck Volvo quella dei macchinari, delle macchine da terra, movimento da terra, praticamente è come se mi avesse regalato la DLC per American Truck, e quindi ho fatto l'utile e il dilettevole. Qua ci trovi di tutto. Alla rotatoria, prendere la Infatti, prima io uscita. qui che ho preso tutti questi giochi, quindi Sniper Elite, ho Uscire preso adesso. Farming Simulator, sto prendendo tutta la che si risparmia. Dimmi, Shadow o Shadow? Anche due, non ti preoccupare. La porti un bacione a Firenze, quella è la mia città. Pa-pa-ra-ra-ra-ra. Legendary, sì. Forse. Allora, se posso darti il consiglio, o prendi la gold o prendi la standard, però secondo me no, prendi quella là standard e poi magari con un'altra differenza puoi prenderti direttamente un DLC. Ora non ricordo la Gold Edition, però diciamo che prima più. Quando ancora non c'erano le DLC ti offriva qualcosa in più, ma adesso stiamo là più o meno, eh. Quindi secondo me prendi la versione base e poi ti prendi qualche altra DLC vicino. Ui, grazie Black, grazie per essere passato. Vai tranquillo, un poco di pazienza, dai, poi tutto passa. Buona giornata pure a te. E buona continuazione, grazie per essere passato il Lives. Sono passato per Firenze, ti sono passato un attimo a salutare e poi me ne sono andato giusto in tempo, dai. Lo so bene. Bisogna resistere, che poi fa? Un po' di pazienza. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Ci vuole Voltare a pazienza, destra. voglio. E comunque, vediamo un po', facciamo un piccolo sondaggio a tutta la chat, a chi risponde ovviamente. Qual è il gioco sul quale avete passato più ore in assoluto? Io, Farming Simulator 19, 3700 ore. 400 ore solo sulla mappa la Helengrand. Poi ne ho provate diverse. 400 ore sulla Helengrand. E voi? Buon viaggio. Oltre a quale gioco è stata? Ah, Fortnite. Eh beh, sì. Fortnite è un po' Tenersi a come. destra e poi uscire a destra. Un po' come Heroes and Generals, che Uscire a destra. è un free to play. E là. Pure lì ci ho passato un paio di centinaia di ore. Però Voltare farming, a mamma mia, sinistra. è stato qualcosa di incredibile. Poi fai un bus a vista la motivazione, perché comunque tu fra una lavorazione e un'altra comunque, tipo Prepararsi a voltare a destra. se devi preparare il fieno, ti ci impieghi più tempo, tutte queste cose qua. Poi ho fatto anche la produzione di Voltare a insilato destra. nel bunker, quindi taglia, metti nel bunker, compatta, tutte queste cose qua,
è stato anche questo. Poi Sniper Elite, pure su Sniper Elite 4, un bel po'. A sinistra. 450 ore più o meno. Tenersi a destra. Che poi la maggior parte delle. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. La maggior parte delle ultime. Uscire adesso. Oh! Le ultime partite poi erano in multiplayer, quindi diciamo che superata la fase di gioco in single player, poi mi sono divertito in multiplayer là. Siamo eccolo qui. Arrivati a destinazione. Alla prossima. Veramente non siamo nemmeno partiti qua. E allora si carica a Firenze e si va a Nizza. Portiamo un po' di cose italiane a Nizza. C'è pure Captain Price qua. Andiamo, si parte, vediamo un po' la strada, quale ci va a fare. Ah, per Genova, KK Rogero. Allora, vediamo un po', punti non esplorati. Qua mi sa che facciamo un passettino per di là. Possiamo partire. Ok, tre quarti di serbatoio. Ah, 400 km. Vicino. E allora adesso andiamo a salutiamo la città. Salutiamo la città di Firenze per andare a Nizza. Ovviamente a bordo del Turbostar di Raf Garage. Signore e signori, la DAB Logistica Airline vi dà prendere la seconda uscita. Ma lo faccio dopo l'annuncio, che qua stiamo rollando sulla pista qua. Uscire adesso. Oh, oh, ma guarda, no poco. Voltare a sinistra. Mannaggia, ma tu guarda, stiva dando uno. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra e poi prendere la. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. Oh, capparocelo. Voltare a sinistra. Curva larga, vedi Fern? Curva larga, così eviti di prendere le macchine o i mezzi che sono fermi sull'altra corsia. A voltare a destra. Stessa cosa, ci teniamo leggermente a sinistra. Cerchiamo di avvicinarci un po' alla striscia. Senza esagerare. Si guarda, si gira, si va un po' più dritti e voilà. Dopo parecchie ore di guida ho capito come si fanno le svolte fatte per bene. Bisogna girare per forza la visuale, prendere la prima uscita, altrimenti non si vede niente, non si vede niente. Turbo starrale. Ale, Turbo Star di Raf Garage, Ale, Raf Garage, Ale, Raf Garage, Ale. Ora vi faccio vedere questo bestione qua. Opla, scusate. Ah, quella sbarra l'ho vista sulla fronte. Ovviamente il kit con le marmitte, i cerchi originali dell'epoca, il suono delle marmitte aperte
ed il motore da 640 cavalli fanno parte di una mod a pagamento che ho pagato, mi sembra 5, 4, 5, 5, 6, non mi ricordo, però vi dà un bel po' di cose. E con questi soldi voi praticamente, come ho fatto io, aiuterete a sostenere le mod Rough Garage nel poter continuare a darci mod sempre impeccabili, precise e ovviamente tutte fatte made in Italy. Ma ci sono anche tante mod gratuite. Quindi la mod base del Turbo Star è gratuita, poi oltre al trattore stradale, quindi alla motrice, ci sono anche i rimorchi. Tratto è giusto, sì. E voi già avete, per chi gioca ad Eurotruck, voi già avete portato avanti le consegne dei regali di Natale. Se non mi sbaglio, mi pare che c'è tempo fino al 7 gennaio. Poi dopo andiamo a controllare meglio, così vediamo effettivamente quando è che la sfida, questa cosa qui, terminerà. E ovviamente io, come tutti gli anni, partecipo a questo che comunque dà dei gadget divertenti, belli. E mi pare 2 o 3 anni fa diedero il paint job, quello lì di Santa Giriarsi a Trucker, destra. il Babbo Natale, il Babbo Camionista, Nicolo Camionista. Oh, Nicolò. Il DAF si ferma. Ah no, è l'XF106, quello dietro, sì. Ja, wunderbar. Da sit wunderbar. 300. Oh, ci abbiamo percorso 100 km. Meh. Quindi mo dobbiamo prendere la direzione Genova. Genova, you are red and blue. Non mi basta un blues. Passeremo per la città del grande Faber. E allora, signore e signori, la DAV Logistica 1 Airlines vi dà il benvenuto a bordo dei suoi veicoli, a bordo della sua flotta. Vi diamo il benvenuto a bordo del Turbo Star Rough Garage. Il nostro volo partirà da Firenze in direzione Nizza. In questo momento c'è bel tempo, c'è un po' di traffichino scorrevole e vi auguriamo buon viaggio, ma soprattutto buon divertimento. KK. Abbiamo praticamente una specie di freccia rossa. Ah no, ma io qua non posso sberare. E allora mettiamoci a destra qua. Adesso il pilota chi è? Ah, avete visto? Il vice comandante chi è qua? Il vice qua, come faccio vedere, c'è un certo Capitan Price. Voi lo conoscete? Questo capitano qua. Niente, questo. Ma quello prende la scia e frena. Dai, su, spingi.
No, quello sta lavorando pure lui là. Spingi, spingi. Oh. I 640 cavalli. No, questo in realtà è ospite da... Quando è? Mi sa un bel po' di tempo. Ragazzi, ma qualcuno di voi c'ha per caso accumulato 1000 punti del canale? Perché può riscattare parla in napoletano. E io vedo un po' cosa dice il capitano qua. Quando li riscattate, mi raccomando, scrivete parla, chiedi al parla in napoletano, perché non sempre mi esce la come dire, l'intestazione del dei punti canali da riscattare. Ora vediamo un po' cosa risponde il tipo qua. Vediamo se risponde, quello è un po' ombroso. Allora usciamo un attimo dalla galleria qua. Un attimo solo, aspetta, perché diciamo così che a volte non mi arriva la notifica. Ok, perfetto. Allora, capita, ma voi, no, che tenete una certa esperienza a gerita buona prima a DAB Logistica Airline, oppure voi dicite che non sono stato bravo? Non è che non vuole rispondere, non è che non può rispondere, in realtà chi è un poco scurnus, pigli scurno, e allora se stanno pochi in silenzio. E comunque grazie DJ SDJ per aver riscattato i 1000 punti del canale. Poi al prossimo modo puoi chiedere pure, per esempio, parli napoletane, poi fai endowmento, poi domanda di utilizzare un'espressione particolare, però ad essere sempre pulita, potabile, senza male parole. Comunque grazie Shadow DJ per aver riscattato i 1000 punti canale qua, e mo ci vuole un extra. Wow, io sti facendo una curva caricchia in terra, ma mi sei, ma so praticamente, ma so, mi sono fatto tutta la paura. Grazie DJ SDJ, che poi SDJ significa Super DJ, giusto? Cioè, quindi praticamente sei il master mix dei DJ. Tenessi a destra e poi uscire a destra. Ok, quindi tenessi a destra e poi uscire a destra. E mo passiamo sul ponte come si chiama? Ponte, ragazzi, com'è che si chiama sto ponte? Io mi ricordo col vecchio nome, il ponte di Genova, questo qua, com'è che si chiama il nuovo? Quell'altro l'è caduto, come si chiama? Questo ponte della Concordia, no, com'è che si chiama? Il ponte Morandi era quello vecchio, quello nuovo, come si chiama? Annacci, mi sono scordato pure io, mi sono scordato. Aspetta, com'è? Googleate, potete googolare. Googleate, non vi preoccupate. Ma siccome Morandi è il vecchio ponte, se non mi sbaglio, il ponte di Genova, io mi ricordo il ponte che da Grumone va a portare a Fratta Maggiore, quello che sta sopra la ferrovia, com'è che si chiama? Googleate, voglio, datemi una mano, altrimenti faccio una figuraccia qua. Su, dai, come dice il mitico Macho King 82, su, dai, bisogna lavorare come le bestie. Mitico Macho King, guagliù, ma fa una panzerasata Macho King, è un simpaticone esagerato.
insieme a tutta la comitiva di amici ed amiche streamers, fra cui anche la Zappa Assorta, poi ci sta anche Fernobus quando guidi l'autobus, e poi ce ne sono tanti 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 altri bravi streamer che sono seri, mi fanno divertire, non sono scurrili, usano un linguaggio pulito, e seguiteli, ma raccomando, seguiteli, io non vi ho detto niente. Allora, Nizza, andiamo a Nizza, più che andare a nozze. Si dice andare a nozze o andare a Nizza? Mistero. Allora, mezzo serbatoio, quasi, sì, qua faccio il rabbucco. Amici ascoltatori, allegria, oh là là. Ma lontana, guarda la macchina di, mamma mia. Se macchine che... a destra e poi uscire a destra. Perfetto, grazie navigatrice. Adesso vado un attimo, rabbucco in mezzo qua, facciamo rifornimento, oppala, e si riparte. €1,30. Ma e quando è che si trova il gasolio a questo prezzo? E si muove il mezzo. 307 e 408. Ciao Peppino, ci vediamo alla prossima. Salutiamo Peppino il benzinaio e adesso andiamo a Nizza. Andiamo a nozze a Nizza. E se annuzza a Nizza, andiamo a nozze. Non dovrei fermarmi, eh? Ok, ci siamo messi sulla strada in questo momento. Abbiamo superato Genova e stiamo andando in direzione Nizza, dove andremo a scaricare altri regalini per i bambini e anche per quelli là un po' meno bambini come noi. Non chiuderti. No. No. Ma il carico? No. Ah, meno male. Il carico non si è danneggiato. Meno male. Meno male. Mamma mia, vaiù. Ai ai ai. Devo essermi incastrato in qualche paletto trasparente qua, paletto invisibile. Infatti il mezzo mo ha bisogno di essere riparato. Sì, 12% di danno. Ma la prossima uscita, cioè la prossima arrivando a Nizza qua, speriamo di arrivarci, altri 100 km. Andiamo un attimo in officina, ci sistemiamo il mezzo e poi ripartiamo. Oh yes. Oh, bello l'audio, sentite l'eco? Adesso stiamo per varcare il confine, voilà,
Ah, 350 metri ci sta. C'è la dogana. Voi che state in chat, se siete particolarmente attenti e quindi siete appassionati di Euro Truck Simulator 2, ditemi un po' qual è lo stato. Quindi parliamo della nazione su Farming Simulator, scusate, su Euro Truck Simulator 2, nella quale si fanno più controlli in assoluto. Allora, la Spagna, l'Italia, o la Turchia, scrivete nei commenti, vediamo un po'. E chi è più bravo? E chi è più bravo? Ovviamente. Sarà il super, 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 super campione. E potremmo dire, anche io conosco bene Euro Truck Simulator 2. Quindi ripetiamo la domanda. Ripetiamo la domanda. Allora, quale nazione qui su Euro Truck Simulator 2 alla dogana effettua più controlli? A. La Spagna. B. L'Italia. C. La Turchia. Scrivetelo nei commenti. Vediamo un po'. La numero 1. A, B o C? Commentate. Oh yes, oh yes. Ralph, dove sei? Oh, sono quasi arrivato. 20 km, ripariamo subito in mezzo qua. I have to check and fix the truck here because it's so broken. I had an accident after Genova. Sì, ma c'è una nazione in particolare, SDJ. Allora, Inizia a destra e poi uscire a guarda. destra. Te lo suggerisco, ma non te lo suggerisco. Allora, Uscire a destra. la Spagna, l'Italia. Aia, questa mi sa appoggiata alla macchina. O la Turchia. Non vi ha suggerito niente, scrivete, scrivete. Va lungo, sì. Bisogna assolutamente andare da Gigino Mechanic. Perché Gigino c'ha diversi parenti che sono bravi meccanici. Ci sta in Inghilterra. Sta in Francia, sta dappertutto. Vediamo un po' la risposta. Ora ci fermiamo e controlliamo. Vediamo un po'. Vediamo. Allora, la risposta esatta è. Voglio vedere le manine. Le manine. La risposta è esatta. Complimenti, sei diventato il super campione di Euro Truck Simulator 2. Applausi.
complimenti. Hai vinto un viaggio con Captain Price che ti offre che ti porta sulla navicella e ti fa fare un viaggio che, come dire, non bello, non bellissimo, spaziale, spaziale. Complimenti. Comandante, io l'ho sempre detto che qua ci sono persone molto attente e voi non mi state a sentire e mo ci ha capezzato viaggio. Ah, ragazzuoli, e questo è il, questo è, mi pare, il terzo, no, questo sì, questo è il terzo scarico. Mo vediamo un po', ho la vaga impressione che oggi con sto fatto dei regali da consegnare qua ci faremo un bel po' di strada. Ma prima devo andare, vabbè, posso anche caricare per andare dal meccanico. Prepararsi a voltare a sinistra. E andiamo da Jijin, Jijin, il meccanic. Da Jijin, da Jijin. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. E quindi andiamo da Jijin, andiamo a riparare il camion. Nous allons réparer le camion, puis on va continuer notre aventure. Abbiamo finito. Oh là là. Questo lo facciamo rapide. Eccolo qua. Allora, dovrebbe essere di là. Oh, Capparocero. E complimenti, caro, caro DJ, SDJ, Supreme DJ. Ci ha avvisato. È arrivato al limite. Ottimo. Andiamo a riparare il camion qua. Ok, vediamo un po' se ce l'ho convalidato. Perfetto, 4 su 15. Allora, quindi regolarmente con World of Track, poi 10 CD, un gift, 300 gift, gol 15, vabbè, questi 15 consegne. Ok, quindi non ha scadenza in teoria, però diciamo che pensa prima della Befana meglio ancora. Allora, regali. Allora, vediamo un po'. Andiamo verso la Spagna. Barcellona. Andiamo a Barcellona. Nizza, Barcelona, come si dice correttamente. In spagnolo si dice Barcelona, così come cantava il mitico Freddie Mercury insieme a Montserrat Caballé. Barcelona, Barcelona. Andiamo da GG. Voltare a destra. Andiamo da GG a riparare il camion, altrimenti rimaniamo a piedi. Ah, ma quello di strada GG. Mamma mia. Mamma mia. Wow. È troppo potente sto Turbo Star qua. Vaiù. Il Turbo Star di Rafa Garage è tanta roba, vaiù. Ma tanta roba quest'ora. Eliza ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Uè, Eliza carissima, quale onore. Io qua mi devo fermare in mezzo alla strada. Carissima Eliza, benvenuta nel canale. Grazie per aver scelto il canale. Eliza. Eliza. Maiuscola. Grazie mille, cara Eliza. Benvenuta nel canale. Oppa là, eccoci qua. Grazie, benvenuta nel canale.
E allora facciamo così, cara Elisa. Allora, Elisa. Ecco qua, cara Elisa, se puoi scrivere un'altra volta, hai ricevuto una promozione a prescindere. Benvenuta e grazie per l'onore. Appena arrivata Elisa, ha smesso di piovere. Ha portato il sereno, Elisa, grande. E vabbè, non fa niente. Non ti preoccupare. È come se tu fossi stata sempre una follower del canale. E poi Maurizio Max, anche qui lui c'è. E quindi diciamo che abbiamo ufficializzato. Ancora grazie per avermi onorato della tua presenza, carissima Elisa. Anche Elisa gioca a Farming 22. Non so se gioca anche ad Euro Truck Simulator 2. Oggi giochi. Magari di nascosto, no? Quando Babbo sta a fare altre cose, tu prendi e prendi il suo posto. Sto cercando un nuovo percorso. Andare dritto. Ah, Euro Truck, ah, ecco. Quindi praticamente sei una conducente alla fascia del bicarbonato di sodio. Ecco qua. Andiamo un attimo da Jean, che sarebbe il cugino francese di Gigino il Troverò un meccanico. nuovo percorso. E devo riparare un attimo il mezzo perché qua rischiamo di rimanere a piedi. E dobbiamo andare a Barcellona qua. Vabbè, Ok, andiamo. diciamo che giochi quando c'è tempo, vabbè, giustamente. Diciamo. E allora facciamo il benvenuto a Elisa nella lingua napoletana, vagliush. E allora, vagliu, damo benvenuto Elisa. Cara Elisa, benvenuta in tuo A canale. sinistra. Grazie per follow. Benvenuta. Speri di avere un po' più spesso da chat. Ah, un gradi VIP l'hai avuto perché, a parte che sei una persona stimata, e poi perché comunque oramai fai parte del club dell'amicizia, quindi ancora grazie assai, cara Elisa. Benvenuti in tuo canale e grazie ancora. Thank you so much, KK. Abbiamo ufficializzato pure Prepararsi a voltare a sinistra. con lo squillo di trombe qua. Voltare a sinistra. È stato un bel viaggio. Grazie cara Elisa, ti faccio vedere una cosa, però tu mi devi promettere che non ti devi spaventare se la vedi, eh? Sei pronta? Guarda un po' chi c'è qua. Lo conosci questo tipo qua? Sto tizio un po' ombrato, un po' scuro qua, dal volto un po' particolare. Chi è secondo te? Ti do due opzioni: Capitan Gigino oppure Capitan Price. Qual è la tua risposta? Capitan Gigino o Capitan Price? Mi raccomando, io non ho suggerito. Ai, complimenti, hai sbagliato. La risposta era Capitan America. Gigino, ma devi sapere che Gigino è un meccanico, una famiglia di meccanici che praticamente c'ha un cugino in ogni parte del mondo.
Pensa che io sono andato in America su American Truck e sono andato dove era Los Angeles. Mi sono fermato dal meccanico e ho detto: scusa, ma parlavo in inglese. No, poi ha detto: scusa, ma tu sei di Napoli? Sì. Dice: di dove sei? Sono la provincia. E ho detto: ma voi conoscete un certo Gigino, meccanico di Napoli? Ha detto: come? Quello è mio cugino, my cugino, my italiano cugino. Hai capito? Allora, è per questo che quando è uscito il tuo nome, quello internazionale, come Eliza Minelli, ma quello Gigino purtroppo c'ha i suoi impegni, quelli sono tutti cugini là, cioè cugini a tutta forza. Infatti non so perché, ma si chiama tutti quanti Gigini. Infatti Voltare a sinistra. quando si ritrovano per le festività o quando si ritrovavano, no? E uno dice: uè Gigi, tutto a posto, tutti quanti si girano, ma cura, cioè per dire: ma che vuoi? Dice: perché non tutti conoscevano questo tizio che li chiamava, è proprio perché faceva tutta questa confusione, Gigino. E la dovevano fare Gigi One, che poi è diventato Gigione, Gigi Two, Gigin, Gigi, e poi c'è anche Gigino, che sono due cugini. Dicevo che praticamente poi, siccome in famiglia si chiamano tutti quanti Gigino, allora ecco che il Gigin, Gigin, praticamente quando poi si ritrovano durante le festività, no? E stanno tutti quanti insieme e qualcuno chiama e fa: uè Gigi, t'a post! Quello si gira e fa: ma chi ce l'hai con me? Con me? Conmigo? Cioè, che tutti quanti ci c'è, cioè, con una con una praticamente potevano chiamare diversamente. Allora così si sono iniziati a chiamare chi? Giginio, per esempio quello quello brasiliano, oppure quello là, Gigi, Giginen, quello tedesco. E se deve dire come così, è solo così, quando stanno insieme uno può capire e soprattutto dire a quale Unirsi a Gigino ci destra sta, e poi voltare a destra. quale Gigino cambia, chiama. In questo caso stiamo a Gigin, Gigignou, Voltare a destra. che siamo in Francia. Eh sì. Solo che Giginen ogni tanto si fa vedere, è un po' più riservato, però è bello massiccio, è un po' bruno, no? Infatti la maggior parte degli amici lo chiamano Andate. Giginen, detto Osbrunen, Brunen lo chiamano, perché dice che c'ha il colore dei capelli che assomiglia molto al colore del pelo dell'orsacchiotto. Allora, quando è affettuosen lo chiamano l'orsacchiotten. Quando fa lo scorbutican invece lo chiamano giginen o fotenten. Eh sì, alla quinta emoticon praticamente ti fa un po' di storia, è un poco permaloso. Questa è Giginen, per esempio, questo è il botto Giginen che adesso sta parlando con te. Vedi, è permaloso, e allora giustamente fa il fatandonen. Eh sì, quello un po' più precisen. Poi c'è GG, quello là proprio,
napoletano doc che è proprio un pacioccone. Infatti quando si incontrano con Gigi, uè fa uè Gigi, Gigine, io sono Gigine, tu fa capravo, come can ya, wunderbar. Welcome Elisa, thank you so much again for the follow. So if you are watching this video in live streaming or in a rerun, please leave a follow to Elisa channel. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup. Bienvenue. Je donne la bienvenue à Elisa. Bienvenue Elisa. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à passer dans son canal et la suivre. Peut-être que un jour elle commencera à faire elle aussi les directs. E allora voglio ramo benvenuto a Elisa qua, ma raccomando, per voi che state guardando questo video in diretta, ma soprattutto voi che state guardando questo video in replica, ma raccomando, passate in due canali, lasciate un bello follow, non si pava niente, e così può darsi che si mette a fare pure sta streamer. diciamo che fondamentalmente sta live in realtà all'inizio era solo italiano, poi ho aumentato un po' le lingue, perché poi anche la fortuna di avere dei followers non solo italiani, quindi ho iniziato ad adattarmi un pochettino e quindi ho iniziato a fare l'anno scorso in trilingue, italiano, francese ed inglese, poi ho introdotto la lingua napoletana per gioco e praticamente da settembre a sta parte ho iniziato a fare la live in tre lingue. Infatti non a caso quello che hai letto, se leggi il trafiletto del titolo, c'è scritto Ita, En, Fr e Na. Ecco, quelle sono, diciamo, all'anna è soltanto lingua napoletana e quindi diciamo che mi diverto, ecco, soprattutto ogni tanto per togliere un po' di amusci, come si dice a Napoli, allora inizio a parlare un po' in napoletano in maniera corretta, perché so che comunque suscita ilarità la lingua napoletana e quindi mi fa piacere che, insomma, dall'altra parte ci sia anche oltre a quello che faccio normalmente, che è il soft gaming, che è un nuovo modo di fare live streaming, di rilassare le persone, anche fare un po' di ironia con la lingua napoletana, e quindi è per questo che io parlo con questo tono di voce, una delle tante motivazioni, ovviamente per non perdere la voce, altrimenti capo due live al giorno per 6 giorni qua su 7 è pesante. E ogni tanto sciacquiamo anche il cagarozzo. Poi di questi periodi soprattutto, che questi freddi che fregano un pochettino, quindi caldo, freddo, raffreddore, mal di gola, queste cose qua, allora ecco che bisogna pur tenere la voce in riserva, e quindi ui, guarda chi sta, mannaggia miseria, furgonca. Io ho fatto una fatta. Aprite. Iniziamo a mettere la freccia qua. Capita, non per cattiveria, ma voi qua mi fate mettere sempre una paura esagerata. E come si discura. (Ride)
E quindi andiamo a direzione Barcellona. 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 Elisa, 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 qua potrei farti anche spadaccine in questo canale, perché bangano le quote rosa qua. Ci sono 3 VIP, anzi 4 mi sa, sì. Però secondo me una VIP e una spadaccina come te qua farebbe proprio carne da macello. Diciamo che qua per il momento, per il momento hai avuto la promozione a Super VIPs, come dice il grande Macho King. Poi chissà, può darsi pure che arriva il grado di Super Presidentessa. Non si può mai sapere, anche perché il tuo babbo qua ultimamente ci sta dando un po' di buca, almeno so che c'è una degna sostituta, No vabbè, ma tanto in questo canale qua, devo dire la verità, a parte che fa poche visualizzazioni pure durante le live, poi le persone sono tranquille, alla fine sono gli stessi, Fanbus, ci sta la zappa storta, sono più o meno quelli che vengono nel canale di la zappa storta, in più magari qualche amico straniero non italiano che a volte mi capita di conoscere su Truck SMP, quindi su Euro Truck Simulator 2. Però dai, è tranquillo, veramente è tranquillo assai qua. Tanto qua puoi fare quello che vuoi, e pure fare un bus la stessa cosa. Infatti, per esempio, lo dico, quando ci avete tempo e volete passare, uno si ferma a fare due chiacchiere, altrimenti non sono esigente, questo sì, almeno da questo punto di vista. Non so se si sente che parlo napoletano, però non tengo, come si dice napoletano. Sono una persona poca pretesa. Sono, scherzi a parte, sono una persona di poca pretesa. Cioè, infatti l'ho detto, spesso si preoccupano che non possono passare. Dico, quando c'è un po' di tempo e ti può fare 30 secondi di chiacchiera, passa e via. Tanto più o meno, diciamo così, ho imparato un pochettino a fare il serve. Spadaccino, non sei giù tu. Osarra Jeep. Bello guaglione. Osarra Jeep. O trattore sape porta. Ah, ragazzi, Laisa, non farci caso, ogni tanto mi vengono questi colpi di ispirazione che sono come le folate di vento, no? Ah, forse se ne è accorta che stavi giocando ad Euro Truck. Vede le ore di gioco e gli ultimi accessi quando lo utilizzi. Però puoi sempre ristallarlo se è su Steam, a meno che gli dava problemi di spazio sull'hard disk, e quindi è per questo che l'ha disinstallato. Darsi pure che è questo. Se è un hard disk piccolino, tipo un PC portatile, allora può darsi che per errore l'ha disinstallato. Un'astronave. Ah, capitano, avete sentito? C'è un'astronave. Può darsi che la volta buona che tornate sul pianeta, come si chiama? Actron, Actris, Bactrim. D
dimmi tutto, caro Fembus. In questo momento c'è anche Eliza, e sarebbe la figliola di Maurizio Max. Dimmi tutto, caro Fembus. Hai raggiunto quota 700? Ah, finalmente! E allora bisogna far suonare un poco... E allora mo approfittiamo, mi metto sotto alla sbarra qua, così faccio suonare un attimo il sound alert dedicato al mitico Fenobus. Fenobus, Fenobus, vai! Fenobus, quando guidi l'autobus ti ci fa tutto di sciatta, le risate con sé fa, perché tu sei Fenobus. E voilà! Abbiamo suonato anche il jingle pubblicitario del canale dei Fenobus, che finalmente ha raggiunto quota 700, mamma mia! E abbiamo ufficialmente dato anche la buona notizia con le trombe del Turbo Star. Ah, ovviamente, scusatemi ancora, ma io all'inizio mi sono dimenticato di ripetere ancora una volta che, come sempre, che questa sfida che adesso io sto facendo con il Turbo Star, ho preso spunto da una sfida che ha fatto un bravissimo youtuber pugliese che si chiama Nazario Nesta, che ha percorso a piedi il perimetro del continente europeo, e quindi io più o meno sto cercando di emulare qualcosa di simile, ma a bordo del Turbo Star. And so I was forgetting in the first part, so in the introduction part of the game, that I have been inspired by Nazario Nesta. He's a great Italian streamer, and he ran around the Italy nation by foot, and so I've been inspired by him. And what I am doing now should be a kind of its own challenge. So thank you so much again. Et alors j'avais oublié de vous dire, naturellement, de vous rappeler que ce que je suis en train de faire maintenant, ce défi-là, j'ai pris inspiration par un youtubeur italien qui s'appelle Nazario Nesta. Et donc je voulais dire encore qu'il a tourné l'Italie à pied, il a parcouru le périmètre de l'état de la nation italienne. Et ce que je suis en train de faire maintenant, naturellement je suis en train de faire avec le Turbo Star Draft Garage, ça doit être, j'espère, une sorte de ce défi là. Mais voilà, merci. E allora vediamo, stavo scordando da prima parte, non so se si lascia il, ma dico ovviamente quello che sto facendo mo a sfida con Turbo Star qua, che mi sto girando all'Europa, ha cipiato spunto era un bravo youtuber che si chiama Nazario Nesta, e che su aiuna niente di meno aiuna si è girata l'Italia per turno, per cop se l'ha girata per vaiù, e io l'ha già vista sta sfida per casa in coppa YouTube, e ha cipiato spunta questa sfida che sto facendo. Ovviamente come sempre sotto i video e il Rack Simulator 2 Rumartari, nella descrizione del video trovate pure un link per visitare il canale Nazario Nesta. And so I was forgetting that you can find
Nazar Nesta YouTube channel, the link in the video description here on Twitch and as well on YouTube. Et alors j'étais en train de... J'avais oublié naturellement de vous dire que vous allez trouver le lien pour visiter et suivre le canal YouTube de Nazar Nesta. Vous allez donc trouver dans la description des vidéos soit ici sur Twitch naturellement que sur YouTube. Voilà, Fernbus, penso che per me l'ICE è stata una sorpresa quando è arrivata, quando mi è arrivata la notifica qua sullo schermo. Infatti ho detto, ma è lei o non è lei? È lei o non è lei? Poi ho guardato e ho detto, certo che è lei! E allora poi dopo è scattato il diamantino anche per lei, il super badge. Ottimo Fernbus, ma tu più tardi porti qualche altra cosa oppure ti fermi? Io direi forse magari di fermarti un po', altrimenti a voce l'aperti. Ah, è giusto, a proposito, Fernbus, anche non so se pare che l'ha accennato prima, comunque è un altro amico del canale e anche di La Zappa Short. Cosa porti di bello, caro? Sempre le 19. Mi raccomando, puntuali, Mi raccomando, se non seguite Fernbus 08, mi raccomando, seguitelo, La bussa la 1, la 2 o la 3? Ah, Skyrim. Bello quel giochino. Bello complicatuccio, eh? Il tomo poi alla fine l'hai trovato, no? L'altra volta. Che se non ricordo male pare che stavi cercando il tomo. Ah, ottimo. E uno non è che se n'è andato tomo tomo, che tradotto in napoletano tomo tomo vuol dire piano piano, in maniera molto blanda. Allora dice, chi se ne aiuta, se ne ha fatti cosa tomo tomo, per dire quando una persona va molto piano. In questo caso invece Fernbus è stato molto rapido, perché infatti avevo intravisto qualcosa, poi diciamo siccome verso quell'ora lì è l'orario in cui devo andare a fare la carica batteria pappatoria, ed ecco che praticamente... Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! E quindi mi sono perso la scena. Comunque sto notando che su sto rimorchio mi pare che... Sì, c'ha le luci intermittenti. L'ho notato. Eh sì, dallo specchietto retrovisore. E comunque, cara Liza, questa qua è la mod di Ralph Garage, è un Iveco Turbo Star, è una mod che è ottima, puoi anche scaricarla, basta che digiti su Google Ralph Garage e ci sono, è il sito internet dove ci sono diverse mod sia a pagamento che gratuite. E questa qui prossimamente sto pensando di fare un multiplayer, quindi fare un convoglio con solo Turbo Star prettamente di Ralph Garage, perché tutti gli altri diciamo fanno delle imitazioni, ma questo è dettagliato nei mini particolari minimi dalle mimi le mime particolari. Ok, si
Siamo a buon punto, direi. Laisa, guarda, tu puoi sempre installarlo, diciamo, in maniera un po' più, come si dice a Napoli, di stramaccio. Tu lo installi, se è una cosa. Dice, capitano. Scusate, ma qua oggi è un po' particolare. Oh, ma poi per esempio, io su Eurotrack mi rilasso. Ho fatto delle sessioni, pardon, sessioni di gioco prenotturne e soprattutto in multiplayer effettivamente. È un gioco che rilassa, richiede sì sicuramente parecchia attenzione, però poi una volta vedi ti metti su queste strade così, specialmente nelle ore notturne, quindi vai proprio liscio liscio, qualcosa di molto molto bello. E qua siamo arrivati ai caselli spagnoli. Pam 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 pam, e viva l'Espagna. Fatos pasaros el turbosarros, por favor. Tenersi a sinistra. Ah, sinistra, ok. Sinistra, e beh sì. Miro sol. Sembra più aerosol che di questi tempi. Comunque, scherzi a parte, insomma, vedi che probabilmente per errore l'avrà disinstallato. O magari puoi provare ad installarlo direttamente su una chiavetta USB. Così magari quando ci devi giocare lo inserisci la chiavetta e ci giochi. Tipo una chiavetta da 64 giga, insomma, un chiavetto USB 32 64 giga, metti là. Quasi se dici, ma com'è, non si disinstalla Eurotrack? C'è. Non lo so. Perché se non mi sbaglio, si può cambiare la destinazione di installazione. Quando fai installa e ti esce la. La stringa per la directory dove ti mette per esempio c due punti programmi eccetera eccetera, tu lo cambi, quindi che ne so, la chiavetta è unità F e tu fai F, poi crea cartella e fai Steam Library e ti installa il gioco là sopra. Praticamente tu quando devi giocare ad Eurotrack devi per forza inserire la chiavetta e non può essere disinstallata, perché se la chiavetta non è inserita non può disinstallarla. E non ti ho detto niente, mi raccomando. Ti tocca soltanto trovare la chiavetta. Ora non so se mi pare che 30 con tutte le DLC, tutte le mappe, mi pare che non arriva a 30 giga. Comunque se la prendi a 64, vai, se la prendi a 64. Allora installa là sopra
quando ti serve, inserisci la chiavetta, come la chiave del camion, ecco, vedi, chi vuole accedere, non c'è la chiave del camion, metti la pennetta e risolvi il problema. Esatto, sì, in effetti tu installandolo sulla chiavetta non vai a ridurre lo spazio libero dell'hard disk del PC, perché tu lo installi proprio fisicamente su un'altra unità. Quindi lui magari proverà a disinstallare il gioco, ma gli dirà che ne so, è impossibile disinstallare, oppure magari non lo fa nemmeno andare avanti perché giustamente l'unità non è collegata. Gli darà un errore, quindi nulla di che. Sì, perciò ti ho consigliato di metterlo sulla pennetta. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Perché sarebbe un po' come installare un hard disk in più e tu lo installi direttamente là sopra. Cioè, fondamentalmente questo è. Oh, siamo anche quasi arrivati. A disposizione Eliza, poi sono cose che si può fare tranquillamente, quindi figurati, no problem. Ma raccomando, io non faccio niente, io non faccio niente. Al massimo, se lui guarderà questa live, mi dirò eh no, quelle mi aveva chiesto un'alternativa e io le ho date l'alternativa. Però alla fine, mo, scherzi a parte, se il problema è il peso sul disco rigido, allora sì, con la chiavetta non hai problemi. Oh, qua mi ricordo con il 106 qua. Può darsi pure che l'ha fatto erroneamente, cioè per errore. È capitato pure a me. Con Farming 22 mi è capitato di disinstallarlo per errore. Invece di disinstallare la voce sopra, ho disinstallato quella sotto. Ma me ne sono accorto troppo tardi. Che poi non l'ho reinstallato più perché ho avuto un problema con internet e quindi così. Barcellona o Barcelona? Perché ha disinstallato il... Dopo vado a vedere, forse perché ha disinstallato il ciò, perciò... Tenersi a sinistra. Ok, teniamoci a sinistra. Ah, ecco. Allora, se è così, a parte gli scherzi, se il problema eventualmente è un problema di spazio, devo metterlo sulla chiavetta e vai tranquilla. Tanto lui alla fine, se vede che non c'è fisicamente nella cartella di installazione su uno dei dischi rigidi, non è che ci va... Penso che non si ferma più di tanto, O credo, Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Voltare a destra. Mamma mia. 1500 euro di... Mamma mia, 1000... Wow, 15 km orari. 1500 di multa. E vabbè, secondo me l'avrà disinstallato per errore. Sicuramente. Detto, è capitato a me, invece di disinstallare la voce del gioco sopra, disinstallato quello sotto.
Invece di disinstallare Farming 19, ho disinstallato Farming 22. Annacci. Però capita, dai. La soluzione te l'ho consigliata. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Rotatorio. Tototò. Tenirsi a destra. Uscire adesso. O capparoggerò. Grazie, grazie. Oh, però devo dire la verità, sto viaggetto qua rispetto al classico del martedì è stato molto interessante, forse perché ho fatto più tratte, quindi mi sa che poi quando terminerò il tour europeo poi continuerò a fare piccole tratte. E allora siamo quasi arrivati al termine, siamo quasi arrivati a destinazione, e quindi la nostra live sta quasi per terminare, e quindi approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a farmi compagnia in live. Ringrazio Elisa per avermi onorato della sua presenza, ringrazio il mitico spadaccino del canale Fernbus 08, ringrazio tutti quanti voi che siete passati e poi voltare a destra a salutarmi. L'appuntamento è per domani mattina con Farming Simulator 22, con il format ops della il format Fattoria Fratelli Caponi. Quindi vi aspetto domani mattina per farci due risate, diciamo, in multiplayer su Farming 22. Quindi chiunque può entrare nel server, ovviamente, possibilmente follower del canale. E poi questo video sarà disponibile su YouTube giovedì alle 12 nel mio canale YouTube Tab Logistica. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, non lasciate il canale perché continua la programmazione. E allora devi sapere, cara Elisa, che adesso quello che ho detto in italiano devo dire in inglese, in francese, in napoletano, e poi c'è uso un saluto molto ben augurante in lingua napoletana. And so I want to say thank you so much again everyone for making me a great company here during this live streaming. Our appointment is for tomorrow morning with the Fattoria Fratelli Capone on Farming Simulator 22. You can watch this video on YouTube on Thursday. If you are interested to buy this game or other games with low price at minus 70%, you will find the link in the video description. If you are watching this video on rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You will find and you can watch and you will watch the continuation of the programmation of the channel. Thank you so much. Now I will talk as always in French, in Neapolitan, and then I will say you cheers. Et alors, merci beaucoup à tous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie pendant cette direct.
Notre rendez-vous avec le tour Bostad de Raf Garage, le tour Bostad de Raf Garage, c'est pour la semaine prochaine, mardi prochain. Si vous êtes intéressé, achetez ce jeu ou autre jeu à prix réduit jusqu'à moins de 70%. Vous allez trouver dans la description de vidéo les liens pour acheter le jeu à prix réduit, multiplateforme, et puis 4 liens que sont mes canaux social media. Merci encore à vous. Si vous avez regardé cette vidéo en réplique ici sur Twitch, ne quittez pas le canal. Suivre la programmation du canal va continuer. Vous allez trouver cette vidéo en réplique sur YouTube jeudi à midi. Merci beaucoup à tous encore une fois. Et voilà, je vais maintenant vous parler en napolitain et je vais vous souhaiter de très bonnes choses. Et voilà, merci. Et alors, voyou. Io vi ringrazio tutti quanti per aver fatto questa bella compagnia. Ringrazio Elisa, ringrazio Fernbus 08 che mi è venuta da una mano. Ringrazio tutti quanti coloro che sono passati a mi salutare. E ringrazio soprattutto a voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta. Ma soprattutto a voi che state guardando questo video in replica con Goppa Twitch. Questo video è disponibile in Goppa YouTube, in Goppa canale YouTube mi giovedì e mattina a mezzogiorno. Quindi ringrazio anche a voi, pure a voi che mi state guardando in Goppa YouTube. Poi, se siete interessati a fare questo gioco, attivo che scontate molte piattaforme fino a 70% di sconto, nella descrizione del video trovate un link al sito internet. Poi trovate pure un link per visitare il canale YouTube e Nazario Nest, che mi sono scordato di riuscire prima, ma aggiungo questa cosa qua, e poi il canale social mio. Per voi che state guardando questo video in replica con Goppa Twitch, vi prego non abbandonate il canale, perché continua la programmazione su I Was Forgetting. To say that you will find another link in the description of the video. It's the link where you can follow the YouTube channel of Nazario Nesta. Thank you so much again. Et alors, j'étais en train de m'oublier, j'avais oublié de vous dire naturellement que vous allez trouver un autre lien dans la description de la vidéo. Et ce lien-là, c'est le lien pour suivre ou visiter le canal YouTube de Nazario Nesta. Et ovviamente, lo dico anche in italiano, mi sono scordato di dirvi che nella descrizione del video, ovviamente sia qui che su Twitch, troverete un altro link, il link del canale YouTube di Nazario Nesta. E allora, adesso siamo giunti a termine, quindi grazie mille a tutti. Thank you so much everyone. Merci beaucoup à tous. Grazie mille a tutti quanti. State buono, adieu. Ciao a tutti.